Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi, come ricetta vegana, vi propongo la mia versione dell'hummus, che penso insomma, sia abbastanza una versione semplice che probabilmente fanno un po' tutti. È una richiesta di una cara amica di Facebook, che probabilmente aveva assaggiato il mio hummus probabilmente ad una delle feste o qualche corso che ho tenuto in giro per Verona. E in questo caso io userò dei ceci in scatola. Sicuramente è meglio se li cuocete in casa, però se per velocità o perché vi rompete volete usare questi, cercate almeno di prendere quelli biologici. Ormai ci sono delle marche economiche in tutti i supermercati, questo è Esselunga, però insomma anche Famila, Tosano, cioè tutti hanno ormai dei legumi bio e accessibili. L'acqua di cottura, l'acqua di governo, io in questo caso non l'ho gettata perché la userò nella prossima video ricetta per fare le meringhe. Quindi noi prenderemo una scatola di ceci, la scoleremo, terremo da parte l'acqua di cottura, laviamo, sciacquiamo i ceci, dobbiamo tirare via tutta l'acqua di cottura e poi ci servirà del cumino in polvere, della salsa tahina, che non è altro che semi di sesamo tritati con le semi di girasole, insomma si acquista nei negozi bio. Io ho preso, questa è quella integrale, l'ho preso da Piacere Terra perché sono comoda qua anche perché prendo altri prodotti e quindi vado lì. Naturalmente servirà del sale e poi un po' di aglio in polvere oppure aglio fresco tritato già finemente, di modo che una volta che poi andremo a tritare si triti ancora e a nessuno capiti l'inconveniente di beccarsi un pezzo di aglio intero. E poi il succo di un limone. Man mano che li fate, assaggiate e correggete secondo il vostro piacere, perché ognuno di noi ha un proprio palato. Come attrezzatura serve solamente il nostro solito tritatutto e 2 minuti del nostro tempo. In realtà è velocissimo da fare, soprattutto se usate i ceci in scatola. Costa poco, non vale la pena di andare a comprarlo già pronto nei supermercati che ve lo fanno pagare una cifra e dura in frigo qualche giorno poi, perché comunque è un prodotto già cotto al quale andiamo ad aggiungere del limone e quindi diciamo andiamo anche a correggere, a acidificare l'ambiente che diventa meno ricettivo per i batteri. E va benissimo anche per farcire un toast da portarsi via, freddo naturalmente, o come sulle tartine, o anche semplicemente in un piatto di bella insalata mettiamo da una parte un bel po' di hummus, prendiamo una piadina, la tagliamo a pezzi, la facciamo diventare bella croccante o nel forno o nella friggitrice ad aria se l'avete, ed ecco un piatto simpatico e anche ricco di quasi di molti nutrienti che ci sono necessari. Oltretutto, avendo il limone dove ci sono i ceci, questo aiuta, il limone, la vitamina C, aiuta ad assimilare il ferro, non eme, cioè il ferro di origine vegetale, che altrimenti il nostro organismo farebbe più fatica ad assimilare. Ecco, adesso passiamo alla ricetta. Per preparare il nostro hummus con i ceci, ne mettiamo una parte alla volta perché troppi magari non riusciamo a tritarli bene. Quindi mettiamo i nostri ceci una parte, mettiamo un po' di sale, un po' della dose di limone, scusate, un piccolo infortunio, un po' della salsa tahina, un po' del cumino, un po' anche di aglio in polvere. Se volete potete anche usare quello fresco, prima lo tritate bene perché non è piacevole al massimo insomma trovarsi dei pezzi di aglio. Scusate, mi sono anche sporcata di salsa perché mi si è rovesciata. Ok, adesso lo tagliamo, tutto. Ho
quindi a frullare, a sviluzzare. Ogni tanto insomma lo sistemiamo un po'. Nessun profumo di cumino, che è la fine del mondo, naturalmente. Ecco, vedete, la densità è quella giusta. Abituatevi sempre a assaggiare. Vi aggiunto un po' di sale, di modo che insomma poi la fate diventare di vostro piacimento. Ognuno di noi poi ha un proprio, ad esempio a me piace molto sentire anche il cumino e amo meno, diciamo, sentire tanto l'aglio. Naturalmente l'aglio si può anche non mettere. A casa vostra, insomma, fate bene, bene o male quello che volete. Siano obblighi di legge. Direi che ci siamo. Ecco, il risultato è questo. Vedete, un mousse molto molto omogeneo, soffice e gustosissimo. In pochi minuti e con poca spesa, come vedete, abbiamo fatto un piatto salutare. Naturalmente, se li cuocete in casa, i ceci è meglio perché insomma. Però, insomma, se avete poco tempo e avete da preparare delle tartine oppure anche come in un panino per portarsi via un paio di sandwich, così questo è veramente delizioso e velocissimo. Bene, vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta nella mia videoricetta e vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube e a seguirmi su Facebook nella mia pagina Come ti cucino il vegano e a ritrovarci per la prossima ricetta. Grazie mille e che il vegano sia con voi!